Sono io che ringrazio voi per l'azione, per quel che fate, forse per questo web, come dire, dalle informazioni che sono preziosissime, anche il CMS che mette a disposizione, io l'ho utilizzato a scuola, non ho finito, ed è veramente una comunità di pratiche virtuosa. Io quindi sono contentissimo di ospitarvi e vi auguro buon lavoro. Purtroppo qui ho problemi di gestione, oggi non posso essere presente. Comunque veramente vi ringrazio per la vostra presenza e benvenuti. Grazie. Grazie mille. Grazie, ciao, grazie. Buongiorno a tutti. Sono Marzio Rivera, sono dirigente dell'Istituto Comprensivo di Virgussolo, che ha avuto poi il compito di essere l'ente istituzionale organizzatore di questo evento. Naturalmente ho risposto con piacere alla proposta che mi ha rivolto Alberto, perché comunque sono legato a Porte Aperte sul web e ho seguito sempre il vostro lavoro straordinario che avete condotto fin dai primi anni, dagli anni 2003 in avanti. Quindi sono contento in qualche modo di fornire un contributo a riavviare un percorso, si spera, per riprendere un lavoro che è fondamentale per tutta la comunità scolastica. Lo sapete che il percorso non è semplice perché la situazione è complessa, come si suol dire, però senza un contributo efficace come quello che è stato il Porte Aperte sul web difficilmente si potrà andare nella direzione giusta, si potrà solamente subire cambiamenti senza poter intervenire attivamente. Invece è importante che il contributo arrivi dal basso, dall'interno delle scuole. È importante riuscire a coinvolgere anche i vostri colleghi più giovani che dovranno prendere il posto di chi ha iniziato questa avventura. Quindi un augurio a tutti per la giornata di oggi e per la continuazione del vostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie mille Marzio che ci accompagna dalla comunità importante con le cose fatte su voi fin dall'inizio, fin dai primi passi che abbiamo compiuto. E vorrei invitare qua sul palco Laura Fiorini di Medio Caccamo, perché insomma iniziamo questa giornata che un po' vuole essere un tributo anche affettuoso di amicizia rispetto a tanti passaggi che abbiamo condotto insieme nella nostra vita professionale, ma direi anche umana. 20 anni è un numero grosso, no? Per una comunità di pratica, e anche per cercare di pensare a come possiamo ancora essere vicini alle scuole in questo momento così importante anche di transizione per quello che riguarda la comunicazione web. Prima di cedere la parola a Laura, che andrà proprio sulla parte anche più operativa, peraltro Laura è qui dentro la persona che ha iniziato Porte Aperte sul web, perché faceva parte dell'ufficio diretto a quei tempi dall'ispettore Cassola, che aveva raccolto l'invito da parte dell'allora direttore generale Mario Giacomo Dutto, della Fondazione ASPI e dell'Istituto dei Ciechi, che qui è rappresentato con da Fabrizio Sordi, che anche lui è un compagno di viaggio fin dagli inizi. Questa idea, che sembrava un po' strana, poi magari ci dici due parole, ci fa piacere su questo. Io le mie poche parole vorrei spendere, innanzitutto dicendo che come in un momento di ritrovo c'è un ritrovarsi di sguardi e di volti, c'è anche un ripercorrere un pezzettino della propria vita. E allora abbiamo pensato, Laura ed io, di mettervi a disposizione così un qualche piccolo segno che, così come Porte Aperte sul web agito di fronte a noi stessi, nel nostro essere persone,
possa rimanere come un piccolo ricordino, adesso che senza farla troppo lunga, no? Una cosa che si fa abitualmente in qualsiasi comunità o gruppo che si ritrova, non soltanto dal punto di vista professionale. Quindi avete a disposizione, potete prendere una scatolina. La scatolina è qualcosa anche di fortemente simbolico, no? Nella scatola noi fin da piccoli andavamo a raccogliere qualcosa di significativo, magari i bambini raccolgono cose che raccolgono per strada, quello è un significato importante che noi magari cogliamo soltanto nel tempo, magari lo cogliamo quando diventate più grandi, andiamo nelle nostre cantine, nei nostri box e ritroviamo, no, quasi inaspettatamente un pezzo della nostra vita, e quindi ci sarà anche per chi vuole un sassolino, no? Che anche questo evoca il discorso della permanenza, ma anche di qualcosa che si trasforma, no? Tra l'altro in plastica riciclata, con una parola. La parola è una parola che è stata suggerita da chi ha compilato questo questionario di saluto e di avvio a questa giornata, nella quale noi chiedevamo di esprimere con tre termini ciò che porta aperto su e aveva significato nella propria vita personale. Poi alcuni hanno messo aggettivi, altri sostantivi, e non preferisco mettere i sostantivi, e quindi in maniera proporzionale a quelli che sono stati indicati li ritrovate. E naturalmente non sono tutti uguali, sono diversi, e pensiamo che sia anche bello questo atto del prendere a caso, no? Come capita nelle nostre vite, no? Noi non è che siamo così deterministici nel nostro fare, a volte cose ci accadono e a volte cadono quelle che vogliono accadere, e quindi chissà se c'è anche questo significato un pochettino così meno materiale rispetto a una colonnina che casualmente ci viene tra le mani. Ma noi siamo nati come una comunità di pratica che ha lavorato sull'accessibilità, diremmo con linguaggio scolastico, sulla comunicazione inclusiva. Salutiamo il grande Andrea Schmidt appena arrivato, della comunicazione inclusiva, che vorrebbe dire una comunicazione senza barriere, una comunicazione per tutti, una comunicazione che non si esprime soltanto attraverso delle note tecniche, pur importanti, pur determinanti, ma si esprime soprattutto con apertura, apertura umana, apertura di sguardo, apertura di partecipazione, apertura di dire tu ci sei, tu puoi. E allora in un sasso viene messa una scritta, la scritta chi non vede e non la può fruire, e quindi abbiamo inserito, no? E io l'ho presa a caso, è questa condivisione, no? Che è una parola che è stata molto richiesta, accanto al sasso con la parolina. Troverete anche un fogliettino, che è scritto in braille. E qui ringraziamo chi ha iniziato con noi, grazie a Fabrizio Sordi, grazie all'Istituto dei Ciechi che ci ha offerto gratuitamente queste stampe, questo valore aggiunto, no? Perché capite, non è soltanto un fogliettino, dentro c'è una storia, c'è un dire bene, io come pubblica amministrazione, ma anche come soggetto umano, ho dei doveri, ho degli obblighi, ho dei piaceri, che sono quelli di non tagliare fuori nessuno nel momento in cui comunico, parlo o dico qualcosa. Quindi sì, certo, anche il braille è simbolo per dire che vorremmo riuscire a parlare ancora a tutti. Se il numero è maggiore rispetto ai presenti, quindi se voi avete anche delle persone che in qualche modo sono legate a Porte Aperte sul web, magari una volta che avete preso ciascuno di voi la vostra scatola e ne rimangono, potete prenderne altre, con questo anche passaggio di testimone che anche esso evoca un concetto di comunità dove le cose non si trattengono ma si distribuiscono. Accanto a quello c'è anche un pezzo di antiquariato, no? Perché quando si cresce, no, negli anni ci piace anche un attimino tenere, no, le cose che hanno segnato delle piccole storie. Questo è il primo CD, ormai non ci sono più magari le possibilità di inserirli dentro, però rimane come oggetto, e è un oggetto per quello che conta, però anche questo state trovate nel vostro numero sopra
i bisogni probabilmente quando li avevamo distribuiti, e trovate proprio il primissimo anche mini sito che avevamo fatto nel settembre 2003, quindi anch'esso a 20 anni fa, no? Ed era il volto di Claudia, no? Ti ricordi Claudia, il tuo famoso disperata, no? Che ogni tanto riprendiamo perché ha le prese con il linguaggio HTML, con la necessità di strutturare meglio la pagina con tutti i primi accorgimenti che l'ufficio scolastico attraverso le note tecniche di Laura ci aveva messo a disposizione, e anche la presenza poi di figure importanti che verranno anche evocate e soprattutto salutate col cuore come compagni importanti di viaggio. E lo troverete poi già da domenica, in realtà è già pronto adesso, basta comunicare il link e tutto il contenuto all'interno del sito di Porta Aperte sul web, che quindi si sviluppa con un occhio alle radici, ma con una parte significativa anche, lo vedremo oggi nella tavola rotonda in particolare e negli interventi successivi degli ulteriori sviluppi. Ultima cosa, accanto alla scatolina e al CD c'è un altro delle tante cose che abbiamo fatto, un'altra pubblicazione che abbiamo seguito per un paio d'anni, se non sbaglio dal 2007 al 2009, era la newsletter che si chiamava Comunicare Web a Scuola, che era anche lì un prendere e distribuire tutta una serie di sollecitazioni sul essere parte di questa comunità di pratica che si stava sviluppando sempre di più. All'interno di questo troverete la parte trascritta del saluto di Roberto Scano, perché era arrivata con un po' di anticipo. Prima di Roberto Scano, dovevo leggere, stavo dimenticando, mi scuso, la saluto di apertura dell'ispettore Gallo, che leggeva prima di darvi la parola, e poi la ricordo dei nostri cari amici che ricordiamo veramente con grande affetto e riconoscenza, che sono Carlo Bubinelli, Aspi, sono Romano Oneda, no? Che è stato proprio il nostro papà, fondamentalmente amorevole, ma nel contempo anche appassionato e grande difensore di Porta Aperte sul web in qualsiasi prima battaglia. Paolo Valenti, ricordate, il mitico Wally di WordPress, e funziona a ricordare anche Jenny Zurlo. Arrivo a 63 anni fa, così è un primo pochettino di avere qualche momento così di emozione. E ricordando Jenny, a cui magari ci buttiamo per queste cose che si dice un pensiero, più che un applauso, di grande riconoscenza, perché ha espresso proprio fino in fondo lo spirito di Porta Aperte sul web con grandissima capacità di mettersi sempre a disposizione di tutti. Poi avete il programma, leggo il saluto di Franco Gallo. Cambio gli occhiali perché con quel tempo cominciamo a capire l'importanza che dovremmo fare di scrivere più grosso rispetto a una 4 che riporta in forma ridotta le parole scritte. La possibilità di presentarsi mediante i propri spazi nella atmosfera digitale ha significato per le scuole e per gli insegnanti l'apertura di prospettive inattese di comunicazione e di integrazione. Percepito originariamente come una matrice cardinale di una costituita società della conoscenza, la rete ha dato ai docenti nuovi compiti, come l'ottimizzazione della forma della propria offerta rispetto alla potenzialità del medium, nuovi campi di studi, risorse e linguaggi per la costruzione di unità o subunità comunicative, nuove possibilità di mediazione didattica. Soprattutto in quest'ultimo campo, i fortissimi impegni di Porta Aperte sul web per l'inclusione ottimale di tutti i suoi studenti e i facenti parte della comunità scolastica in una nuova infrasfera ecologica che è progettata intorno ai bisogni dei suoi frequentatori, ha rappresentato un punto alto della storia dell'autonomia scolastica. La crescente finalizzazione formale e amministrativa della comunicazione scolastica
attratta sulle logiche coessenziali, certo, ma non relativa al proprio core business della comunicazione istituzionale, della pubblicità legale, si è reso centrale alcuni aspetti di confidence tecnica, non ha tuttavia fatto venire meno né la consapevolezza che ciò che la scuola produce come amministrazione pubblica, nella consapevolezza, è comunque dotato di senso in quanto esita in apprendimento, resilienza e integrazione, né la certezza che lo strumento della comunicazione web rappresenta un potente fattore di aggregazione. Perché questo spazio sia vissuto come tale, occorre tuttavia superarne le logiche tanto di strumento indifferente al contenuto, quanto di ambiente omogeneo e isomorfo alla realtà, quale mai come ormai necessariamente, e che dunque ne riproduce ineluttabilmente le logiche di consumismo, segregazione, chiusura. Se riesce ad essere come necessario per norme primarie, sia correttamente gestito nelle sue dimensioni istituzionali, sia aperto alla sua progettazione partecipata e basata sulla libertà degli strumenti, dei loro meccanismi intellettuali, di controllo e di costruzione, lo spazio della comunicazione istituzionale di una scuola è lo specchio della comunità educante, dove il carattere di open è dato dalla circolazione multidirezionale della conoscenza e, se si consente questa battuta, la natura source è data dalla creazione, dal passo del contenuto delle sue forme pertinenti, partecipata e confrontata a diversi livelli comunitari, dall'istituto alla rete alla comunità di pratica. Dirigenti scolastici ed essi già sensibili sanno quanto sia preziosa tale condizione, se nelle proprie scuole l'hanno sperimentata, quanto sia vantaggiosa in termini sia economici sia intellettuali. L'impegno della comunità di pratica, la risorsa di porte aperte sul web rappresentano per questo un caso felice di accompagnamento dell'iniziativa etico-culturale da parte delle istituzioni. E personalmente sono orgoglioso di aver contribuito per una piccola parte a questo sviluppo durante il mio lavoro in USR Lombardia, anche come regente all'allora ufficio decimo comunicazione. Uscita dall'incubatore del sostegno istituzionale, la vita della comunità di pratiche di porte aperte sul web continua oggi come quella di un interlocutore essenziale, di una vera e propria avanguardia educativa. Questo è il saluto dell'ispettore Gallo, di grande profilo, attenzione, ci dice importante l'aspetto tecnico, ma ricordiamoci sempre che non siamo scuola e quindi abbiamo dei compiti di comunicazione per tutti ineludibili, al di là di ogni aspetto, diciamo, di comunicazione a volte costretta. Bene, io ringrazio quindi l'ispettore Gallo per questo affettuoso saluto e passo la parola a Laura Demetrio, compagni di viaggio ma promotori dell'iniziativa. Difficile parlare dopo di te, Alberto, veramente grazie. Tu sei il cuore che c'è stato fin dall'inizio e io veramente vorrei fare un grandissimo applauso per te. Perché Alberto non parla solo appunto di cose tecniche, ma prima di tutto ci deve essere il cuore, ci deve essere la voglia di essere una comunità, di essere veramente insieme, e per me questo è un momento veramente toccante ed eccezionale, perché io sono convinta che oggi è un nuovo inizio, è una nuova partenza, perché quello che abbiamo fatto non deve assolutamente andare perso ed è troppo bello umanamente per appunto non continuare. Quindi veramente grazie Alberto, perché grazie a te che siamo qui anche oggi e tutto
tutto quello che fai, perché lui è così generoso che dice che io e lui abbiamo fatto, ma è lui il regista e la mente veramente di tutto. Grazie, grazie ancora. Ma io sì, sono stata quella che per caso ha fatto partire questa grande avventura di Porte Aperte, quando nel 2002 ero docente distaccata all'ufficio scolastico regionale, e come forse avete letto o avrete modo di leggere, ho fatto questo breve ricordo di Carlo Bruminelli, questo signore che sembrava un po' burbero, ma assolutamente anche lui ha una generosità incredibile, e si aggirava tra gli uffici nostri dell'ufficio comunicazione, e appunto mi aveva posto questa domanda molto a bruciapelo, dicendo: ma il vostro sito istituzionale è accessibile? Dico: certo, ci mancherebbe, si vede da tutti i PC, si legge con tutti i browser, quindi ovviamente ero molto ingenua e molto ignorante e non sapevo che cosa volesse dire essere appunto un sito accessibile, ed è appunto grazie un po' a questa domanda che poi è partita tutta l'avventura nostra, nel senso che Claudio Cassola ha raccolto questa provocazione e abbiamo organizzato poi il famoso convegno del 21 marzo all'Istituto dei Ciechi, e quindi possiamo dire che ecco lì poi è partita l'avventura, perché io ho conosciuto Alberto, Demetrio, c'era sicuramente Claudia, forse Gloria no, Gloria c'era, Fabrizio, quasi. Chi c'era il 21 marzo ancora dei presenti? Mario c'era. È che dopo forse ti sei aggregato dopo, forse, ma ci siamo parlati dopo, non lo so. E quindi questo è stato un po' il nucleo. Mi ricordo quando avevamo fatto anche il concorso dei siti, sempre all'ufficio scolastico, avevamo fatto questo gruppo, insomma. Era bello trovarsi, era bello parlare di accessibilità, ma perché dietro c'era questo spirito, cioè che tutti dovevano poter leggere, accedere alla comunicazione, quindi questo grande senso di libertà, di condivisione che ci ha sempre caratterizzato. Ieri sera ci siamo incontrati per una cena e Fabrizio ha detto: siete un magnifico gruppo, intanto siamo. Perché Fabrizio fa parte del nostro gruppo e ha sottolineato come, nonostante sia passato tanto tempo, ancora siamo qui insieme, e il fatto che ci siamo spostati da Roma, e tutti ci siamo chiesti perché a Roma, però significa che ci teniamo tantissimo a continuare a essere insieme. E infatti un po' la mia idea era quella di rilanciare, e devo dire che io dal punto di vista tecnico sono un totale disastro, non sono mai stata assolutamente attenta e brava, ma anche perché mi ero appoggiata poi ai due guru che erano Demetrio e Alberto. Poi se vogliamo fare i ricordi, nel 2006 è uscita questa agenda, avevamo fondato una tita nel web per poter andare a fare la formazione, siamo entrati in tantissime storie. E poi, vabbè, io nel 2007 sono diventata dirigente scolastica, e quindi i pensieri sono stati altri, e mi è veramente dispiaciuto lasciare questa comunità, che invece poi è continuata, ecco, nel tempo, e quindi sono stata strafelice quando Alberto mi ha chiamata, perché in un momento come questo, dove sicuramente ci sono delle gabbie che sono date appunto dalle linee guida che sono date dal Ministero, vedo come devono essere fatti i siti adesso, ecco, penso che ancora di più le scuole abbiano bisogno
di una comunità come la nostra. Quindi lo vedo oggi, 6 maggio, un momento di rinascita, un momento di ripartenza per ricominciare a lavorare insieme alle scuole, insieme ai, una volta parlavamo di webmaster o animatori digitali che adesso sono presenti in ogni scuola. Riprendo anche un po' quello che è il discorso che ha fatto l'ispettore Gallo. Il sito non è mai stato inteso da noi appunto come uno strumento freddo di comunicazione perché serve alla scuola a comunicare alle famiglie, all'esterno, insomma, agli enti, quelle che sono quello che è la scuola, no? Poi per promuovere il proprio istituto, per acquisire iscrizioni e cose di questo genere. Ma dietro al sito ci deve essere un pensiero molto forte, ma che secondo me prima di tutto deve avere il dirigente scolastico, quindi è il dirigente che deve essere il promotore del sito, che deve avere ben chiaro che cosa vuole comunicare della propria scuola, quindi avere ben chiaro tutta la progettualità che da solo assolutamente non può esprimere e non può comunque diffondere. E quindi anche prima si parlava della figura del DSGA, perché anche il DSGA è sicuramente l'altra figura imprescindibile nelle scelte che vengono fatte dalla scuola. La scuola può pensare a tante belle cose, ma poi se non ci sono le gambe economiche per poterle realizzare, e quindi poi sicuramente anche lo staff del dirigente che accompagna, che supporta, che condivide, che si confronta quotidianamente. Quindi addirittura io ho fatto anche un piccolo studio, anche un corso di perfezionamento che avevo fatto per dire che il sito può diventare anche uno strumento di rendicontazione sociale. Se il sito può esplicitare quello che è il TOF, quello che è il RAV, perché se io non so che cosa scrivere in quelle pagine che anche mi vengono dette dai vari menu, vuol dire che non ho chiaro che qual è l'idea della scuola che io sto dirigendo, nella quale io sto lavorando. Quindi veramente il sito secondo me è portatore di valori enormi e che noi come comunità possiamo sicuramente appoggiare. Ecco perché vorrei tanto che dalla giornata di oggi uscissero dei gruppi di lavoro, ovviamente non solo tra di noi, ma poterli diffondere attraverso il sito, attraverso anche quello che viene registrato in questo momento, e io vorrei lavorare più che altro su quelli che sono proprio i contenuti di un sito, che devono essere sicuramente incastonati nelle regole che sono state date dalle nuove linee guida, e anche ancora quell'attenzione che secondo me è fondamentale della comunicazione di un testo come deve essere scritto. Io a volte leggo anche delle circolari che sono veramente degli enigmi, insomma, quindi anche lavorare sulla comunicazione, su come si scrive per la scuola, anche questo secondo me potrebbe essere un gruppo di lavoro. Però io vi lascio quella che può essere quella che è la mia mail, in modo tale che potremmo cominciare a confrontarci, potremmo cominciare a costruire insieme qualcosa. Comunque io, allora, la mia mail è laurafiorini, tutto attaccato, 1122@gmail.com, poi magari avremo occasione anche di scriverlo su. Lascio la parola a Demetrio, che ha la faccia. Sì, molto velocemente, loro due chiaramente sensibili sono messi a disposizione, non ti dà più tempo, per cui potete benissimo fare riferimento a loro.
la mia vuole essere solamente una testimonianza e un saluto e anche un accenno di prospettiva, testimonianza perché io lo dico con orgoglio, io c'ero un giorno lì, è scattata veramente qualcosa di magico, una scintilla che può scattare solo a persone che effettivamente hanno una passione per quello che fanno. Da lì poi è iniziato tutto, sono iniziate le nottate con Mario Parini, quando abbiamo scoperto Skype, è iniziato veramente un cammino, un percorso eccezionale. E allora avevo i capelli, non avevo gli occhiali, ma non avevamo gli strumenti neanche, i siti erano ancora imbrigliati nelle tabelle, si usava Trompete, poi è uscito Dreamweaver, avevamo iniziato a smanettare. Per magia abbiamo scoperto il CSS, quindi da lì poi il cammino sull'accessibilità è diventato sempre più veloce e quindi quei maledetti CSS hanno iniziato ad accompagnarci per poter arrivare a quei famosi obiettivi. Ti ricordi la tripla A, mi ricordo la tua demo, prima o poi Claudia la raggiungerà la tripla A, perché era il validatore che ci consentiva di correggere soprattutto gli errori. E si è aperto un mondo, ci sono stati anni veramente eccezionali, abbiamo ricordato anche l'ufficio scolastico regionale Oneda, quando è arrivato contentissimo e ci ha detto intorno a Natale a breve uscirà la legge, la prima legge è uscita sull'accessibilità a gennaio 2004. Quindi da lì poi ci sentivamo anche confrontati dal punto di vista formale e normativo, quindi da lì siamo andati avanti, sacramentando, smanettando, però c'era tanta passione. Matite del Web, che ha ricordato Laura, era necessario mettere in campo un'associazione perché doveva diventare il braccio operativo. Banalmente Porte Aperte sul Web non poteva fare formazione perché comunque era all'interno di una casa istituzionale, quindi Matite del Web ci ha consentito di stare assieme, prima di tutto autoformarci, ci esaminavamo a vicenda per capire se eravamo pronti. E dopo siamo andati sul campo veramente, abbiamo fatto i chilometri, io andavo dappertutto, ho conosciuto tantissima gente, c'è un entusiasmo notevole. Vabbè, questo è un po' di amarcorpo, però mi serve per legarlo anche a quelli che sono i temi che hanno tirato fuori, soprattutto Laura, quando si parlava di coinvolgimento del personale. Allora non avevamo neanche gli strumenti sulla formazione, oggi abbiamo, come un po' ha ricordato anche il collega, abbiamo la possibilità di utilizzare il piano nazionale di formazione docenti anche per accompagnarci, per fare e sfondare un po' quelli che erano i vecchi schemi. Mi viene in mente, adesso ci riflettevo, mi viene in mente che noi, io sono scuola, sono dirigente scolastico di una scuola di loro formazione, mi sono accorto in questi anni che non abbiamo i soldi per cambiare una tapparella, ma sulla formazione abbiamo tantissime risorse, a parte quest'anno che sono arrivati in ritardissimo, e io mi trovo nel mio ambito territoriale a volte, in questi anni, dal 2016 poi, certe volte ci siamo dovuti inventare la formazione. Inventare vuol dire trovare dei temi nel rispetto delle priorità comunque nazionali o regionali. E perché no, mi viene in mente non sfruttare questo canale per poter creare delle comunità all'interno degli ambiti territoriali dove ci possiamo, come si dice, supportare, dove possiamo supportare le scuole attraverso un adeguato piano di formazione per docenti che poi si occupano di gestire la comunicazione e il sito nelle scuole, che va al di là della figura a volte dell'animatore digitale, perché l'animatore digitale spesso si confonde con il tecnico che deve andare a sistemare il PC, in effetti l'animatore digitale adesso è molto impegnato addirittura sul PNRR, su quelli che sono gli ambienti innovativi. Crearsi una fetta, secondo me, può essere anche una mossa vincente. Dopodiché sono d'accordo, io ci sono, ripartiamo per il tempo che ho, però volentieri. Grazie. Bene, quello è il contenuto dei CD del 2003, no? Già si vedono alcuni aspetti tipici dell'accessibilità. Mi ricordo che qualcuno di voi si ricorda la lettera D
cosa sottintendeva. L'aiuto della memoria. Cos'è che Claudia? La descrizione dell'immagine. E il nome si chiamava Logotest. Sì. Ti ricordi? È adesso è ricercato. Come anche mettevamo, che non in questo sito, ma quello successivo, i numerini 1, 2, 3, 4, 5, per facilitare nel menu l'ordine e l'individuazione, insomma. Era proprio gli albori, no? Però da questo abbiamo costruito. Quindi adesso potremmo seguire il programma, saltiamo tavola rotonda, proseguiamo e poi dopo, però sempre ricordandoci di avere il tempo giusto e sperando che arrivino le persone che manchino. Mancano, no? Ma siamo in perfetto orario, vedete 11:10, sono 11:10. Allora, il contributo di Roberto Scano, che dura un po' meno di 10 minuti, ne guadagniamo altri 5 e vediamo se tutto funziona.